Dal salvarti la vita in una situazione d'emergenza all'aiutarti a sperimentare la realtà virtuale. Prima di buttare un vecchio smartphone, guarda quello che può fare. Cuffie VR. Prendi la vecchia scatola del tuo cellulare e ritaglia due fori rotondi per gli occhi e uno ovale per il naso. Usa degli adesivi per attaccare delle piccole lenti di ingrandimento sui fori degli occhi. Il lato piatto deve essere rivolto verso lo spettatore. Aggiungi un cinturino per tenere la scatola davanti al viso. Metti il telefono nella custodia di plastica e fissala al coperchio della scatola con del nastro bioadesivo. Scarica un'app VR sul tuo telefono ed è fatta. Dashcam. App speciali ti permettono di scegliere per quanto tempo registrare e la qualità della registrazione. Puoi anche aggiungere l'audio. Per archiviare i video ti consiglio di usare una scheda SD. Ora fissa il vecchio telefono sul cruscotto e collegalo al caricabatterie dell'auto. Dopo essere arrivato a destinazione, porta con te il telefono o lascialo nel vano portaoggetti. Ripetitore Wi-Fi. Molti telefoni hanno una funzione integrata che aumenta il segnale Wi-Fi, ma se hai delle difficoltà con il tuo nuovo dispositivo, puoi trasformare un vecchio telefono in un amplificatore Wi-Fi. Esiste un'applicazione che estende la portata della rete Wi-Fi. L'app ti fornirà anche una nuova password di rete per connettere altri dispositivi. GPS. Trova un'app che abbia delle mappe offline e scaricala sul vecchio telefono. Ora puoi usare il tuo nuovo dispositivo GPS senza internet. Fissa il telefono al cruscotto e collegalo al caricatore USB dell'auto. Ma assicurati che l'adattatore funzioni correttamente, altrimenti il telefono potrebbe ricevere troppa energia e avere problemi con la batteria. Localizzatore GPS per auto. Poiché la maggior parte dei telefoni ha la funzione Trova il mio dispositivo, puoi trasformare il tuo telefono in un localizzatore per la tua auto. Collega il tuo vecchio smartphone a quello nuovo e accedi con lo stesso account Google o Apple. Attiva la posizione e metti il dispositivo in un luogo sicuro, ad esempio, sotto il sedile o nel vano portaoggetti. Ora troverai la tua auto ovunque sia. Strumento di sopravvivenza. Anche se il tuo vecchio telefono non funziona, alcune delle sue parti potrebbero tornarti utili se dovessi rimanere bloccato in mezzo alla natura. Lo schermo LCD può fungere da specchio per attirare l'attenzione dei soccorritori. Oppure puoi estrarre il magnete dall'altoparlante e usarlo per magnetizzare un filo di metallo. Metti il filo su una foglia e fallo galleggiare in una pozzanghera. L'estremità magnetizzata indicherà il nord. Gamepad. Trovare un gamepad economico ma buono non è un'impresa facile, ma grazie ad un'app il tuo vecchio telefono può diventarne uno. Nella maggior parte dei casi dovrai installare un programma abbinato sul PC. Quindi assicurati che il tuo computer e il tuo telefono condividano lo stesso indirizzo IP e sarai pronto per giocare. Nuovo telefono fisso. Se l'operatore telefonico lo consente, puoi trasferire il tuo numero fisso su un vecchio cellulare. Tutto quello che devi fare è scegliere l'operatore telefonico con l'offerta più vantaggiosa. Action camera. Prendi una custodia speciale per il tuo vecchio telefonino. Dovrebbe avere un obiettivo fisheye integrato per fare video e foto grandangolari. Di solito queste custodie sono resistenti all'acqua e alla rottura. Ora attacca il selfie stick e sei pronto. Non hai un selfie stick? Fissa il telefono con l'aiuto del supporto che usi in auto. Incollalo al casco o dove ti serve. Telecamera di sicurezza. Molte app con telecamere di sicurezza offrono lo streaming, rilevamento del movimento, archiviazione dei filmati e così via. Installa un'app apposita sul vecchio telefonino e posizionalo in modo che la fotocamera punti nella direzione che ti interessa. Per una visione più ampia, procurati un obiettivo grandangolare. Tieni il telefono sempre collegato. Fitness tracker. Usa il tuo vecchio telefono per tenere tutte le app che monitorano i risultati dei tuoi allenamenti così da non sovraccaricare il tuo nuovo dispositivo. Se il tuo obiettivo è perdere peso, puoi scaricare un'app che conta le calorie del tuo piatto basandoti su un'immagine. Microfono per PC. I laptop e i desktop hanno microfoni incorporati, ma generalmente non sono di buona qualità. Fortunatamente in pochissimo tempo dal tuo vecchio telefonino, con l'aiuto di un programma speciale, puoi creare un microfono. Installa il programma sul tuo computer e collega il telefono al PC tramite Bluetooth, USB o Wi-Fi. Controller per PC. Esistono diverse app sia per Android che per iPhone che consentono di sincronizzare il telefono con un computer o un laptop. Dopo la sincronizzazione puoi utilizzare il tuo vecchio telefonino come mouse o touchpad.
puoi controllare il volume, aprire programmi in remoto e persino spegnere il PC. Ma il telefono e il desktop devono essere collegati alla stessa rete Wi-Fi. Telecomando della TV. Se disponi di una Smart TV, collega sia TV che telefono alla stessa rete Wi-Fi. Quindi scarica un'app speciale e potrai utilizzare il tuo dispositivo per accendere e spegnere la TV, cambiare canale e controllare il volume. Se desideri gestire dei dispositivi elettronici come AC, avrai bisogno di un'app che consente al tuo telefono di inviare segnali a infrarossi. Desktop remoto. Installa un programma per accesso remoto sul tuo desktop e crea un codice di accesso e una password per accedere da remoto. Ora scarica un'app compatibile sul telefonino e usa il dispositivo per accedere al PC, indipendentemente da dove ti trovi. Fotocamera per la visione notturna. Con l'app per la visione notturna puoi scattare foto, selfie e registrare video al buio. Funziona anche sui telefonini più vecchi e quelli che non hanno la torcia. Generatore di rumore bianco. Se fatichi ad addormentarti, scarica un'app che produce rumore bianco e metti il telefono vicino al letto. Alcune app ti consentono di cambiare il rumore da marrone a rosa, a blu o viola e molti altri suoni rilassanti. Biblioteca multimediale. Innanzitutto esegui un ripristino delle impostazioni di fabbrica per eliminare tutto ciò che hai sul vecchio telefono, comprese immagini, registrazioni vocali, tutto. Ora carica i tuoi programmi TV preferiti, film, audiolibri, musica, eccetera. Dopodiché puoi trasmettere in streaming tutti questi contenuti ad altri dispositivi. Terreno di prova. Su internet si trovano alcuni trucchi folli, come applicare il dentifricio sullo schermo per eliminare i graffi o mettere il dispositivo che si è surriscaldato nel frigorifero. Se vuoi toglierti qualche curiosità, usa il tuo vecchio telefono. Dona per una giusta causa. Se tieni il tuo vecchio telefono sempre in carica e connesso al Wi-Fi di casa, gli scienziati possono utilizzare la sua potenza di calcolo per elaborare dati complessi. C'è un'app per aiutarli a completare la loro ricerca più velocemente. Oppure puoi donarlo e proteggerai le foreste dal disboscamento illegale. I suoi sensori verranno utilizzati per captare i suoni delle motoseghe e avviseranno i ranger del parco. Cornice per foto digitali. Tutto quello che devi fare è appoggiare il telefono su qualcosa di stabile, scegliere le immagini che più ti piacciono e farle scorrere. Non dimenticare di rimuovere la scheda SIM, in modo che nessuno rovini la sequenza con una chiamata o un messaggio. E-reader. Dopo aver ripristinato le impostazioni di fabbrica sul tuo vecchio telefono, scarica un'app per leggere ebook. Imposta la luminosità come preferisci, regola i colori o passa a una combinazione di colori chiaro su scuro.